Primo gol in Serie B con la Quale maglia tu credi? dell'Ascoli, però a fine gara c'è un po' di rammarico per questa vittoria sfumata negli ultimi minuti. Sì, assolutamente. Sarebbe stato molto più bello appunto festeggiarlo con i 3 punti, però Sì, ti dico negli anni portiamo a casa 50 comunque una quando prestazione positiva. Abbiamo dato comunque per dirti continuità alle due partite qualcosa, precedenti, sì, ne quindi conosco molti. Quello che credo interessa a e spero che me siamo comunque è vedere sulla passare strada il campo, giusta. diciamo. Un tempo per Quindi parte, primo tempo di Marco Ascolana, il secondo c'è stato più dominio del Brescia, soprattutto dal decimo minuto alla mezz'ora. Qual è il tuo giudizio della gara disputata all'Ascoli? sì, la lettura è giusta. Il primo tempo abbiamo avuto anche la possibilità di raddoppiare. Ecco, ci è mancato magari l'ultimo passaggio, l'ultima scelta giusta. Poi nel secondo tempo ci siamo un po' abbassati, un po' perché loro hanno aumentato la pressione, un po' perché volevamo difendere appunto il risultato e niente, alla fine abbiamo subito il gol del pareggio. Peccato perché è arrivato in una situazione un po' strana, dove sicuramente era evitabile, però quello è dovuto anche alla poca lucidità perché comunque stavamo soffrendo da parecchi minuti. Finora in questo campionato sei stato l'unico in grado di scardinare la difesa bresciana che era ancora zero nella casella gol subiti. Sì, vabbè, questo però non, penso che no, non voglia dire nulla. Sicuramente loro sono una squadra che si difende bene, fino adesso hanno dimostrato questo, però noi oggi abbiamo avuto 3-4 situazioni dove potevamo fargli male. C'è più rammarico secondo te oggi oppure c'è comunque la consapevolezza che questo di oggi è il terzo risultato utile consecutivo, quinto punto conquistato in 8 giorni? Beh, personalmente sono abituato a guardare sempre il bicchiere mezzo pieno, quindi come ho detto prima, partiamo dalla continuità di risultati, continuiamo a fare punti e ripartiamo da qui consapevoli che comunque è un campionato molto difficile, ogni domenica c'è da battagliare e da sudare fino al 90esimo. Dopo 3 impegni in una settimana, si torna in una settimana tipo, però sabato prossimo c'è la Sampdoria, un bel match perché la Sampdoria, al di là dei risultati, è comunque candidata a tornare immediatamente in Serie A. Sì, come ho detto prima, sarà una partita molto difficile da battagliare, però noi dalla nostra parte avremo sicuramente il pubblico, che ci darà una grande mano.